Mi avete chiesto una chitarra diversa dal solito perché vedere sempre Stratocaster o Telecaster la cosa iniziava a stufarvi. Oggi vi ho accontentato, vi ho portato una chitarra che è un mostro, completamente diversa e fuori dagli schemi, e la andiamo a vedere subito dopo la sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino e lei è la chitarra che vi avevo promesso. Ma prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, non dimenticate la campanellina, mi raccomando, che è quella signorina che vi manda le notifiche quando qui al B&M Blues facciamo un video nuovo, che sia recensioni, che siano le live del lunedì sera o le mitiche interviste che stanno arrivando. Poi da settembre ci saranno delle interviste dai personaggi veramente molto famosi, quindi rimanete su questo canale. Tutto questo chiaramente a voi non costa niente, è completamente gratuito, questo lo sapete già, ma per me è molto importante far crescere questo canale per portarvi tutte queste novità. Adesso però ho parlato anche troppo. Parliamo proprio di lei, questa meravigliosa Schecter della famiglia Diamond Signature. È una chitarra strepitosa, fatta chiaramente prevalentemente per il rock, hard rock. Quindi ci ritroviamo due humbucker, come potete vedere, belli, importanti, chiaramente Schecter Signature, con un selettore a tre posizioni. I due humbucker sono dal tono splittabili e monta questa chitarra un Floyd Rose veramente eccezionale. Io non sono un grande amante dei Floyd Rose, ma devo dire che su questa chitarra ci sta tutto completamente molto bene. Il corpo è in mogano come il suo manico, mentre la tastiera è in ebano, bella, vedete infatti com'è bella scura, bellissimi i dot, mi piacciono da morire questo teschio alato e la scritta SIN sulla tastiera, molto bello, madreperlato, bellissimo. Le meccaniche sono chiaramente della Schecter, ma diciamo che con un ponte Floyd Rose e il suo blocca corde, difficile si scorda questa chitarra. Ora noi andremo a sentirla questa chitarra perché un mio carissimo amico, caro Umberto, mi ha detto, appena visto la foto della chitarra, mi ha detto: caro amico Paolino, qua di blues fai nulla, anche perché sul clean questa chitarra è praticamente quasi impossibile. Chiaramente lui diceva che è impossibile suonare clean su questa chitarra perché è portata per la distorsione, ma siccome io adoro il clean, chiaramente su questa chitarra ho tirato fuori un po' anche di clean. E adesso andiamola a sentire, vi farò sentire prima il ponte, l'humbucker sul ponte, eccetera, eccetera, e poi tutto il resto delle sue sonorità. Andiamola a sentire. Thank you.
Abbiamo sentito praticamente il clean di questa chitarra, ma sappiamo benissimo che questa chitarra è nata esclusivamente per il metal, per la musica un po' più aggressiva. Difatti, se andiamo a utilizzare sempre il pickup al ponte, dire, questa chitarra fa paura, non è certo una chitarra da blues, è una veramente chitarra bellissima, a me piace, qualcuno mi ha detto che è molto tamarra. Beh, insomma, se vuoi fare un po' di metal, un po' di rock, un po' di hard rock, questa si presta veramente bene sul palco, è una chitarra che fa la sua porca figura. Vabbè, insomma, tutto quello che è questa chitarra ve lo metto come al solito in descrizione qui sotto, quindi la sua bella scheda che parla molto bene di lei. Vi metto come al solito il sito di Firebird Strumenti Musicali di Andrea a Tradate, quindi c'è lo shop online, vi metto direttamente il suo link, se siete interessati cliccate, andate nel carrello e ve la portate a casa. Il prezzo è molto interessante di questa chitarra, per quello che fa, per quello che è, insomma, è veramente un mostro di chitarra, diversa chiaramente dalle solite per questo suo design, molto bella, insomma, a me piace molto, spero piaccia anche a voi. Attendo chiaramente i vostri commenti qui sotto. Non siate troppo cattivi, se avete sentito un po' di effetti su questa chitarra ce li ho messi perché ci volevano, anche perché per tirar fuori il suono clean, mio caro Umberto, ho faticato veramente tanto, avevi ragione. Amici miei, ci vediamo giovedì prossimo, vi aspetto nelle live lunedì sera e mi raccomando non perdetevi le interviste. Lunghe vita al blues e buon pomeriggio.